Sai quante volte mi è capitato di finire la serata e sentirmi dire: Paolino, sai che ho un sacco di problemi, cavoli, sono stato qui un paio d'ore e grazie, che ti dicono proprio grazie per non aver fatto, per avermi fatto passare una serata e non avermi fatto pensare a tutti i problemi, che non è facile. E poi io mi sono accorto che quella cosa è successa anche a me, che io grazie al pubblico mi sono portato, ho lasciato dei pensieri brutti, ma grazie al pubblico perché è uno scambio di energie. Benvenuti a Ticket, una strada fatta di storie. Ciao amici di Ticket, oggi nuova puntata, quindi buongiorno, buon pomeriggio o buonasera a seconda di quando guarderete la puntata. Nuovo ospite oggi, siamo già alla terza stagione. Terza stagione. Terza Ci avete aspettato 3 stagioni prima di iniziare. venire. Dovevi dirlo. Hai ragione, hai ragione. Siamo partiti colpito e sbagliato, però cerchiamo di migliorare. Bravi. Infatti, un po' di luci nuove. Ma bello, qua si sta bene con questo bel salottino. Poi caldo. La televisione che è un po' vecchia. La televisione è vintage, È vintage. Per dare un po'. Bello, no, è carina qua. Molto carina. Allora, oggi abbiamo Paolino Boffi, Buonasera. nuovo ospite di Ticket. Paolino, comico, imitatore e È musicista. sex symbol, Anche certo. tu, È sex esatto, symbol, ma sei secondo sempre tu, me, chi è che è il certo. secondo, il primo? Filippo. Okay, ma l'avete chiamato prima cacamo di Ok, Beppe? no, allora, magari qualcuno che dice... Filippo, siamo amici, quindi scherziamo sempre io e lui, e per quello che io faccio le battute sempre sul cacamo, no? Che c'è stato un periodo che a Lodi c'era solo cacamo. Non so se ci avete mai fatto caso, c'era Lodi al sole, che c'era la sua faccia gigante, e io e il Bigno dicevamo cacamo al sole perché c'era solo cacamo. E quindi noi apposta a lui dicevamo: allora stasera c'è cacamo, ma non c'è, fa niente, però sai, per pubblicizzare l'evento. Quindi no, lo saluto il mio amico Filippo, che voglio tanto giusto, bene. ospiti della nostra seconda stagione. Stagione. Tu sei un artista, ma ti piace definirti in un modo, quindi semplicemente artista o comico o sei un mix di tutti, un ibrido? Ma una volta c'erano 6 giullari di corte, no? Che non si sapeva cosa. C'era uno suonava, uno cantava. Ma noi alla fine siamo tutti così, anche perché se ti dai un'etichetta. Non sapevo. A me piace cantare, a me piace non fare imitazioni, ma parodie. Amo fare i miei monologhi, amo le barzellette, quindi non ti so dire. Infatti, il mio spettacolo, io ho la fortuna di fare un po' di tutto. Che possa andare bene per una serata, che non sia solo cabaret, non sia solo musica, non sia solo. È un po' di tutto, quindi non so come definirmi realmente o qual è la cosa che Artista. più. Sì, intrattenitore, no? Non Intrattenitore. Sei alla esageriamo. ricerca ancora? Sì, finché io dico finché mi diverto, continuo. Giusto. Quando sarà il momento che non mi divertirò più, come capitano alcune situazioni che non prendo più perché non mi diverto. Basta, cioè, quello che ognuno di noi dovrebbe trasmettere, chi fa questo mestiere, è soprattutto il trasmettere che ti stai divertendo. Cioè, è Giusto. quello che la gente, io ho la fortuna di trasmettere quello, ma non solo sul palco, ognuno dovrebbe trasmetterlo in tutti i mestieri del mondo. Cioè, io ho un mio amico che il suo sogno era guidare i trattori e adesso lui credo che sia il trattorista più felice del mondo, ma perché? Perché se fai una cosa che ti piace, lo fai con piacere e devi trasmettere quello. È vero, assolutamente è vero. Adesso noi solitamente in questo podcast, che ha come tema il viaggio, con l'ospite entriamo nella storia dell'ospite, chiediamo curiosità, ripercorriamo la storia fino ad arrivare poi ad un consiglio che tutti gli ospiti ci lasciano. Allora io vorrei iniziare con il motivo di questo tuo, di questa tua arte. Da cosa è iniziato tutto? Ma io credo a scuola, ai tempi della scuola, quando capita a tutti di avere in classe quello più simpatico, quello. Cioè, a me dà proprio piacere, è un godimento vedere la gente ridere. Ma anche adesso che arrivo in ufficio, arrivo in uno studio televisivo una sera, a me piace sempre lanciar lì delle battutine che sono cose spontanee, ma perché quando vedo una persona sorridere, credo che sia la.
la cosa per chi fa questo mestiere, ma non solo, per chi fa il nostro mestiere, però vedere delle persone che sorridono oppure che ti cercano perché Paulino, dai, che almeno tu mi fai fare delle risate, vieni un attimo qua, quello è bello, quello ti dà soddisfazione, giusto? C'è un modello a cui ti ispiri, qualcuno da cui ti ha dato un po' la mano per partire e diventare Paulino che sei oggi? Beh, all'inizio io, andiamo indietro nel tempo, voi non, forse non sapete neanche chi è, c'era una sitcom che era Nonno Felice e c'era l'indimenticabile Gino Bramieri. E io amavo questo perché mi ricordava proprio lui, era il nonno di questa sitcom, si andava in onda su Canale 5, e mi ricordava appunto proprio un nonno, un nonnino, e poi, vabbè, dopo negli anni ho scoperto quanto è grande un personaggio come Gino Bramieri. Cioè, per me è stato uno dei comici italiani più forti, e che noi italiani siamo un popolo con poca memoria. Purtroppo ci dimentichiamo subito di tutti, e secondo me perdiamo a volte dei grandi artisti perché vengono appunto dimenticati. Quindi lui è in primis il mio essere, anche molti mi dicono: Paulino, sai che ce lo ricordi, ma perché a furia di vedere e rivedere, dopo un po' hai assorbito qualcosa. Sì, o come Pozzetto, io lo amo, ed è stato uno degli incontri più belli della mia vita, Pozzetto. Boldi anche lui, perché arriviamo noi dell'età che avevo 13-14 anni, iniziavano i cinepanettoni, per noi era i podcast di adesso erano i cinepanettoni. Quindi, e di adesso vi dico, non mi piace nessuno. Nessuno? No, non riesco a trovare qualcuno che mi faccia ridere come mi faceva ridere Pozzetto, come mi faceva ridere anche nelle trasmissioni nuove. Non trovo, non mi fanno ridere. Cioè, ho sempre una comicità, adesso la comicità è velocissima. Sì. Cioè, se mi dici il comico più grande di adesso, io ti dico Maurizio Battista, che però è un uomo di 60 anni. Sì. O Pieraccioni, che anche lui ne ha quasi 60. Io adesso non ti so dire chi mi possa far ridere come mi fanno ridere loro. Ma perché si sta un po' perdendo la comicità tra i giovani? Questa figura del comico? Adesso non puoi più dire niente. Adesso ogni cosa che tu dici sembra che sia un'offesa per... È etichettato qua. Col politically correct, se ne vuoi parlo bene. Oh, fermo. Cattese madre di madre. Sì, di madre. Non puoi dire più niente, non puoi. E poi io che amo la comicità, quella la più cinica che c'è, se io sto le ore su TikTok a guardare le persone che cadono, è una cosa che mi piace. E mia moglie dice: ma perché? E io, soprattutto gli inglesi quando cadono, mi dice: oh my god, fanno dei vuoi su. O i giapponesi che picchiano di quelle carognate. Guarda i bambini giapponesi, perché a me quelle cose lì fanno ridere. Ma anche nella vita, quando tutti i giorni scivola, sì. La prima cosa è andare lì a chiedergli scusa, come stai, posso darti una, però poi no. Io ho visto scene, io non riesco neanche a dire brutto, a dire, ma io rido, ovviamente, sai, se vedi che una persona si faccia male, certo. Perché sennò rido ancora di più, capito? No, però sono cose che, e se andiamo a vedere la comicità, la caduta, la scivolata sulla buccia di banana, credo che sia l'ABC della comicità. Stanley Olio, Chaplin, Buster Keaton avevano tutte queste comicità semplici, che erano quelle che però facevano ridere. Adesso far ridere è diventata la cosa più difficile del mondo. Quindi... In questa cosa della caduta mi viene in mente, adesso siamo andati in montagna e abbiamo fatto sci di fondo tutti per la prima volta. Quindi, e gli ho detto agli altri: aspettate un attimo che io vado giù a filmare la discesa, che arrivano tutti. Quelli dei momenti più divertenti. Ma anche sulla neve è bellissimo, vedi la gente lì che con gli sci. Sì, non si è fermato niente, però era divertente da vedere. Sì. Ma quindi, adesso, dopo aver inquadrato i tuoi probabili poster che un giovane Paulino potrebbe avere in camera, che mi hanno detto come i teenager americani, certo, se tu ora non fossi chi sei, cosa avresti fatto? Ma forse, tornando sempre al discorso di Filippo, gli dico sempre che a me piace stare in mezzo ai ragazzi giovani,
e forse sarei potuto essere, si può dire che io c'è un vocabolario, no, forse tra lì manca, forse manca. Sarei potuto essere un professore o un maestro, perché ho avuto alcune situazioni come nei villaggi turistici al mini club o così, che io non ero in quel ruolo, che però a me piaceva l'idea di avere lì la gente, che poi se pensi un professore è come se fosse un attore, perché sì, hai tutti lì dei ragazzi che ti ascoltano e tu devi dare il ritmo alla lezione, e io ce ne saranno tantissimi che lo fanno, però anche l'idea di far divertire i giovani a scuola con qualcosa, con qualche tecnica, secondo me è l'arma vincente di un professore, di un maestro. Ti dico questo perché un anno fa, o se lo guardate tra un anno, due anni fa, cioè nel 2000, a seconda di quando, nel 2023 ho partecipato in produzione a la TV dei 101, quello di Chiambretti su Canale 5. Io arrivo là, mi fa: Paulino, ci serve un animatore. E ho detto: va bene. Ho detto, la mia agenzia mi ha chiamato, mi fa: Paulino, vuoi farlo? Detto, sì. Io arrivo là, c'è Chiambretti, sono tutti i suoi produttori, mi fanno: Paulino, guarda che niente, tu devi fare l'animatore per i bambini. Io ho detto: no, fermi, io non lo voglio fare, cioè non ho mai fatto una roba del genere, per favore. No? Ma no, Paulino, tu si vede che avrai uno staff. E io ero il coordinatore degli altri animatori, no? E all'inizio per me ho detto: ragazzi, non dovevate farmi una cosa, io volevo fare l'animatore di studio, volevo fare. E poi è stata una delle esperienze più belle che ho fatto in TV, ma anche perché io l'ultima puntata, dopo tipo due mesi di lavorazione, sono tornato a casa e piangevo come un bambino, perché mi mancavano sti ragazzini che poi c'erano dai 4 ai 13 anni, no? E quindi da lì ho capito, ho detto, sarei stato un buon professore, e quindi è meglio tardi che mai. Magari, ma ciao. Però qualche lezione ai ragazzi in teatro, a scuola di teatro, adesso potrei fare, ci potrebbe pensare. Beh sì, sarebbe un po' più il tuo ambito. Potrei, vedi, no? Vedi, poi arrivo sempre. Sì, l'ispirazione poi... Un po' smetti. Sì, 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 sì. Ma prima hai già citato un po' i tuoi artisti preferiti. Adesso il Paulino, come sceglie un po' le parodie da fare? Cioè si mette lì, cerca, o ha un'ispirazione in un momento particolare? Ma io cerco la doccia. Esatto, sotto la doccia. Sotto la doccia io canto come un pazzo, ma con la musica, sai, proprio... I vicini lo odiano. No, c'è mio vicino di casa che quando non sei, mi fa: uno si sta lavando. È vero, che a volte sai, faccio dire... E... non mi ricordo già più la domanda, ragazzi. Da come scegli? No. Ci ha fregato. Scegliere è sempre difficile. Io cerco sempre di stare sul popolare. Ma perché? Perché secondo me, io che punto molto alle piazze e non ho un pubblico che dice: vado a vedere Paulino perché parla di quello, perché parla di... Io devo parlare un po' di tutto e a tutti. Mi è capitato di fare delle serate dove avevo le prime tre file di bambini che, fermi in silenzio, a ridere delle barzellette di Gino Bramieri degli anni 50. E anche se trovo un personaggio, trovo sempre un personaggio dove la gente in studio e in teatro è lì che canta la sua canzone, gli ricorda, quindi le cose banalmente popolarissime. Cioè tipo adesso nel nuovo spettacolo sto facendo fare un mix di Orietta Berti, ma perché? Perché io vedo che quando viene in studio in televisione tutti conoscono Finché la barca va, sono cose, devi puntare a quello soprattutto per le piazze che faccio io, se no... Ma tu che hai fatto tutte e due, quindi sia studio per l'ambito televisivo che teatro, cosa preferisci? Quale senti più tuo? Come ti posso dire? Quando dici? Non lo so, il teatro ti dà delle emozioni, lo studio televisivo te ne dà un'altra. Lo studiare teatro mi ha dato altre emozioni, il trasmettere quello che ho imparato agli altri mi dà altre emozioni. Quindi io, guarda, se dovessi scegliere adesso, se mi dovessero dire: Paulino, scegli, preferisci metterci la faccia o lavorare dietro le quinte? Io ti dico lavorare dietro le quinte, perché ho trovato il mio habitat ideale. Mi piace
vedere gli altri professionisti che lavorano, ma come tra un po' sarà i 35 anni di Franco Rossi e Bigno Bignami insieme, ho detto ragazzi fate uno spettacolo, ve lo curo io, ma io non voglio farlo, io lo voglio organizzare. Quindi anche lì c'è questa mia anima da... e tutti mi dicono Polino, ma tu sei un organizzatore della Madonna, mi dicono sempre, cioè so, chi lavora, Bigno, Franco, Filippo, mi dicono Polino, tu dovresti organizzare solo spettacoli, perché tutti i dettagli non dimentichi nulla, quindi... Beh, una cosa un po' che descrive anche chi sei, il fatto di non dovrebbe forza apparire. No. Cioè è una cosa che dice tanto un po' sullo, su quel che... Guarda che ti faccio l'esempio di, che non conoscerete sicuramente, Carlo Pistarino, che è stato un cabarettista negli anni 80-90, è partito dal drive-in 40 anni fa, e a un certo punto lui ha detto stop, io non mi diverto più a fare i personaggi, e ha scritto per Pieraccioni, per Fioreggio, è stato un autore ed è tuttora un autore sia televisivo che teatrale, quindi non è una scelta facile, però perché no, magari ci potrei pensare anche a quello. Perché no? Maestro, organizzatore di eventi, tutto. Ma c'è qualcosa anche agli altri. Poi Wikipedia si... Sì, esatto. Si non c'era Wikipedia. Neanche io Wikipedia. No, che non l'ho mai fatto, non so neanche... No, c'è. C'è, poi... Sì, certo, c'è. Non mi sono scoperto. Lo dovremmo creare dopo, se non... Certo, aspetta, dopo. C'è avuto figura. C'è avuto figura. No, c'è. Ci faccio una domanda molto diretta. Tu hai haters? Haters Parisi? sì, ce li ho. E ho capito la cattiveria di quelle persone in alcuni momenti difficili dove si sono dimostrati che realmente ho capito che c'è gente che gode nel vedere soffrire le altre persone. Cioè c'è una... io non so, lì è la psicologia, è una cosa, la psiche umana è una cosa incredibile, però ho visto persone gioire di un momento triste della mia vita, e ma non di nascosto, davanti, pubblicamente. E quindi poi vabbè, si incazzano tutti con me, si può dire per un attimo, ma sì, in caso ne mettiamo, sì, si fa bravi. E perché mia moglie per esempio dice non rispondere, non fa, ma perché non devo rispondere, ma cioè no, perché, come si dice, instauri un rapporto con chi ti odia e quindi è un accendi la... No, l'amicizia l'accendo... Infatti, e per esempio, altri miei amici sono come me. Ma perché io devo star zitto con, sotto uno che scrive Paolino sei, oppure tu, Cioè, no, io ti devo attaccare, cioè devo far vedere che quella cosa lì non va bene. Ma il problema è un po' questo, perché chi scrive determinate cose... si sfoga tutto in un messaggio. La persona che riceve questi insulti rimane in un loop continuo, non riesce ad uscirne perché vorrebbe rispondere, però poi se risponde ci possono essere diverse implicazioni, non si esce mai, quindi è una cosa molto... Amavo molto, io non guardo tanta televisione, però c'era questo servizio delle Iene dove... e io li ho letti questi messaggi, dove c'era uno che insultava la Belen, che io vi posso dire l'ho conosciuta, e Belen è una delle persone più belle, non fisicamente, sicuramente è bellissima, però è una persona semplice, vera, è molto timida a volte, quando arriva anche in studio, sembra quasi abbia vergogna a salutare la gente, ma non è perché lo fa, perché ce lo vedi proprio. E io ho letto dei commenti che dicevo, ma... Allora, già dal fatto che tu segui una persona e non ti piace, già tu hai un problema grave. Sì, cioè, così sbagliato. È come se io odio i ragazzi di Fabri Fibra e vado a comprare il loro CD, il suo CD. Cioè, non è una cosa normale, secondo me. Eppure c'era questa trasmissione, alle Iene c'erano questi servizi dove andavano a beccare chi insultava il personaggio, quello. E poi vedevi che erano delle persone normali, non è che dice sai, era una persona con dei problemi, che dici, cavoli, però ha dei problemi, vabbè, perdonami, le persone normali come noi, che sì, uno fa, sì, mi sta sulle balle, perché devi scrivere? Perché voglio dirgli che mi sta sulle balle, e dopo che gliene dite, sì, cosa cambia? Quindi sì, tutti li abbiamo, però secondo me quelli che mi devono far più paura sono quelli che non scrivono nulla, se ci pensi. Ma tante volte anche chi scrive... sta dietro, come se avesse una maschera, perché non mette il suo volto reale o il suo nome reale.
sono un po' degli account fake, tante volte ragazzi social questo. Io arrivo dal periodo pre-social, che voi l'avete vissuto anche voi, che non c'erano né Facebook, non c'era Instagram, non c'era TikTok, cioè il nostro TikTok era paperissimo, cioè per farmi capire quelli che cadevano, e quindi adesso un mio amico dice il social è diventato il bar dove arrivava il deficiente a dire la sua e tutti sì, no perché la terra è piazza, no. Adesso i social servono a quella gente che non veniva considerata a poter dire ciò che vuole o a poter far male agli altri. Allora adesso domande, ma c'è una prova non fisica, una prova si può stare anche seduti. Questa sarà la prima prova, perché noi di prove non abbiamo mai fatte. Non ho mai fatto prove, né fisiche, né mentali. Le fisiche sì, io sollevo polemiche. Io sì. La prova si chiama crea il comico perfetto. Ok. Io ti do questi quattro parametri. Presenza scenica, interazione con il pubblico, originalità e timing. Ok. Non puoi rispondere a tutte e quattro Paulino Boffi. Te lo dico, caso mai di venisse. Si può. Ma timing. Ma perché guardate che a me seguirà un pubblico. Cosa significa timing? Dobbiamo chiedere agli autori. La timing? Gli autori qui che. È un po' il tempo di risposta alla battuta, un po'. Ok. A quello intendete. Sì. Il nostro autore, vedi, senza di lui saremmo spacciati. La capacità di prendere la battuta. Sì, perché. Da quello che ha intorno, penso. Ok. Questa prima prova è venuta da Andrea Lunati, il nostro Manny tutto fare. Non saprei neanche come collocarlo. Esatto. Non lo saprei neanche collocarlo. Ah, bellissima. Quindi cosa devo fare io? E dare un po' il tuo comico perfetto con queste quattro categorie. Presenza scenica, interazione con il pubblico, originalità e timing. Sì, ragazzi. Come presenza scenica? Abbiamo Fiorello è una presenza scenica. Fiorello io l'ho visto con una big band di 50 elementi, l'ho visto da solo, l'ho visto con tre persone, e Fiorello è il più grande degli ultimi anni, ma anche perché se guardate i suoi programmi riesce a prendere il web, portarlo in televisione, fare una cosa originale nonostante sia fuori luogo in televisione. Cioè, non so come farvi capire, lui riesce a fare ciò. Un genio. Ma perché dietro ha degli autori. Certo. Così. Ragazzi, c'è anche da dire questo. Lui è bravissimo, spontaneo, però ha i migliori autori in Italia, credo. Poi. Secondo, interazione con il pubblico. Interazione con il pubblico, ti dico Maurizio Battista, che l'ho citato prima. Che lui ama molto il giocare con il pubblico, sì. Cose preparate però che vengono spontanee ogni sera nell'osservare chi ha seduto davanti, Maurizio Battista. Originalità? Angelo Duro, ma perché? Perché è il. Lui può dire ciò che vuole, ma perché lui è così. Quindi non ti puoi offendere se vai a vedere Angelo Duro. Sai dove stai andando. Infatti. E quindi quello che io consiglio è che nei manifesti, sai che quando inizia un film, attenzione, immagini, uno dovrebbe scrivere, attenzione, in questo spettacolo si tratteranno questi argomenti. Chi non lo desidera, non fate neanche il biglietto. Cioè dovrebbe essere una cosa intera. Tu avverti il pubblico che arriva. Ragazzi, voi sapete che c'è uno sul palco che tratta male gli animali, cosa che è bruttissima da dire, non si dovrebbe fare. Però se fai delle battute, non è che maltratti uno, certo. Giochi sul fatto di situazione. Certo. Quindi bisognerebbe fare una cosa del genere. Poi, come ultima abbiamo il timing. Oh, signore, sul timing. Timing, no, sto pensando per non dirvi una cosa... forse ti direi... Enrico Brignano, ma Enrico Brignano è troppo attore, troppo formale, troppo... Sai chi ti dico invece? Ti dico Gabriele Cirilli. Gabriele Cirilli ha questa capacità di prendere al volo tutto ciò che succede intorno a lui, che non è facile, e riesce a stare un'ora su quella cosa che è successa, cosa che non tutti riescono a fare.
Quindi per Paolino Boffi questo è il comico perfetto. Prendendo queste quattro parti, abbiamo formato il Fiorello con la faccia di Angelo Duro, con la voce di Cirilli e i piedi di Battista. Bisogna mettere qualcosa. E un po' anche di Paolino Boffi. Sì, cioè, sì. Paolino Boffi. Boffi da pancia. No! Ma svelaci un pochettino qualche cosa un po' più... Progetti futuri e sogni nel cassetto. C'è qualcosa che bolle in pentola o... Sì, c'è lo spettacolo. Io ogni anno faccio uno spettacolo nuovo. Ma non lo faccio perché... Se no mi annoio io a fare le stesse robe, quindi... Ed è un po' questa cosa che chi organizza sa già che intanto Paulino c'è lo spettacolo nuovo, lo chiamiamo ancora. Però non faccio come alcuni che cambiano solo il titolo, ma lo spettacolo rimane sempre aperto, perché c'è anche quello. Sì, certo. Io non posso nominarli perché dopo vanno sul... Pietro personale dopo anche... Però tu vai a vedere stasera, c'era una volta, vai, non lo spettacolo l'anno scorso. Sì, stasera c'era una volta. C'era una pure, stasera c'è Tenda Rossa, nuovo spettacolo, e là dice come è uguale a quello di... Cioè, quindi quella è una cosa, ovviamente... I cavalli di battaglia, e quelli ci sono, certo. Anche perché, credetemi, ho fatto una sera a non fare un paio di personaggi che propongo sempre. È sempre la cosa che ma fa ancora quelli lì, Renato Zero, Albano. Non li fai una sera e gli stessi, perché non hai fatto? Che l'altra volta non ti piaceva, adesso no, ma però sai come lo fai tu, no, ma poi è bello. Quindi cerco sempre di cambiare tenendo alcune situazioni. Poi adesso che ho capito il format, cioè la scaletta del mio, quindi adesso è tutto più facile perché vado a togliere, dico monologo e canzone, monologo iniziale, personaggio, le sciure in mezzo che funzionano sempre. Personaggio, finalone e bis, quindi è molto più facile lavorare così. Quando sai che la musica? Allora, le musiche io mi appoggio a delle sale di registrazione dove mi creano le basi e anche lì c'è uno studio tutto dietro, perché vado là con delle idee. Poi io vado da uno che non capisce nulla e dico non è così, lui pensa magari a livello, non è un CD, è dal vivo, i suoni devono essere da 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 da, e quindi anche lì a farsi capire a volte è incredibile. Pensare ogni anno uno spettacolo nuovo? Ma almeno ti stimola, è stimolante per te, quindi ti viene a vedere. Anche perché oggi io sono stato tutto il giorno a provare canzoni, poi io provo, mi metto lì, inizio a cercare delle canzoni, a pensare, proviamo a fare questa, questa qui la metto, la faccio un medley, e quindi il lavoro deve essere anche quello, secondo me, soprattutto quello, la preparazione. Poi il fatto è che chi lavora con me ha l'ansia, perché io alla prima guardo la scaletta, quando mi vedono che guardo la scaletta dicono no, se vuoi cambiare adesso. No, allora togliamo, ma no, vedi la gente che suda, ma no, Paulino abbiamo provato da 6 mesi, togliamo questo, mettiamo questo. E io credo di aver fatto la prima del mio spettacolo e di non averlo mai fatto uguale la seconda volta, perché c'era sempre qualcosa che non mi piaceva. Da cambiare. Però ci sta, man mano che uno lo fa, vedi anche materialmente il risultato. E certo, è quello che bisogna provarlo con la gente, se no non capisci mai... ciò che piace o ciò che non piace. Sì, non è un feedback, quindi... Ci sono state delle sere dove... E io quando vedo un pubblico bello partecipe, ho fatto poco tempo fa una salettina, eravamo 50 persone, ma se quell'aria proprio bella dove qualsiasi cosa c'era una... Si rideva tantissimo, Loro ho provato delle cose nuove, ma dal nulla, che sì, avevo sì, nella sì. testa, ho detto... A volte è sempre un po' la paura di... Ho provato, ridevano, sono andato a casa, me li sono sistemati, via, e sono andate bene. Il sogno nel cassetto non lo so. Io un sogno, fare un film. Un film, qualsiasi parte. Cioè, anche se è il film di guerra, quello che... Guardate il film di guerra, che dice sempre, quello sfigato che è il primo che uccide, insomma. Però si vede, c'è quei momenti che risponde. Anche quella cosa lì, solo io voglio fare, anzi, voglio fare un film dove mi uccidono per primo. 3 secondi di mafia, qualcosa di cosa lì, no? Che c'è sempre quello lì. Ma io adesso voglio chiedere una cosa che io non sappia poca gente. Io ho scoperto venire qua, nel venire qua. Adesso quando ti ho incontrato fuori,
il tuo rapporto col profumo, con i profumi. Profumi, vedi? Vedi che io sono anche solo un amante. Io amo i profumi. Quando sento il tuo profumo, che è molto molto buono, te l'ho chiesto adesso. Allora, io amo gli incensi, i profumi, anche sai, quelli. Mia moglie, adesso che poi è in gravidanza, diventa matta, perché sì, una donna in gravidanza sente 10.000 volte di più. Quindi anche se tu vieni in casa mia non sentirai mai, cioè sentirai sempre un profumo, che è la candela, il vaporizzatore. Nel mio studio c'ho tutti, ma poi ne ho due o tre. E a me piace, io vado dalla parrucchiera, difficilmente compro tanti profumi di marca, ma perché? Perché a me piace cambiarli subito. Oh, wow, certo. E allora ci sono tutti questi profumini, sai quando vai che vedi tutti? Tipo i campioncini. Che poi faccio un mix, per profumi in Giappolino, basta, c'è un odore. E quindi il profumo è il biglietto da visita di una persona. Mm-hmm. Cioè, se tu vedi, adesso ti arriva una bella ragazza e puzza, cioè potrebbe essere anche la Belen, ma dici cacchio... Cioè, puzza, cioè non so come dirti. Sì, 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 sì. Se invece senti già un profumo, che ad esempio il mio profumo femminile che amo è Chanel numero 5. Okay. Quel profumo lì, mamma mia, lo amo tantissimo. E quindi il profumo è il biglietto da visita. Beh. Possiamo fare la trasmissione a voi? Ci da bere qualcosa. Me ne vado. Faccio tipo Striscia la Notizia, porto via. Non porto via. Ah, io sono un po' meno sentimentalista con i profumi. Ah, vabbè, ma noi siamo dei toccadores. Sì, ma perché ci sono quelli appassionati di orologi, quelli appassionati di macchine. Ma la macchina non mi ha fregato a niente. Hai bisogno di profumi. Tu la macchina, vabbè, allora aspetta. Prima no, ma perché non avevo i soldi per comprarla, quindi c'è un nome. Era la scusa. Non mi frega niente. E infatti quando ci siamo conosciuti io e mia moglie, io avevo la Forca, ve la ricordate? Che era una roba orrenda. Ma perché una cliente di mio papà ce l'aveva da vendere, io non volevo andare in giro con la Panda, perché mi vergognavo. Io e una mia amica andavamo in giro, che era Emanuela Buongiorni, e andavamo in discoteca, io ho preso la patente prima di lei, con la Panda. E a parte che in autostrada andavamo tipo a 90 all'ora, già sentivi, andavamo negli sportelli, la carrozzeria che veniva via così. E poi arrivavamo alla discoteca tipo e parcheggiavamo un chilometro perché ci vergognavamo della mia macchina, ma poi ero io il primo. E una sera mi ha fatto girare le palle, l'ho lasciata davanti all'entrata, sono andato là, gli ho aperto la portiera, ho fatto prego, e lei... Quindi io e mia moglie ci siamo conosciuti, avevo la Forca, che ci siamo baciati la prima volta, e lei, ma lei mi vergogna, tu? E io no, io ho detto sì sì, cioè, è normale, due ragazzi che si baciano, no ma mi vergogno della macchina. Ci vergognavamo. E poi quando inizi a prenderti la macchina con tutti gli option, sentire riscaldare il volante, dopo non riesci più a farne meno. Beh, io adesso ho una 600. Oh, che bello, arancione. Vado in giro, senza uno specchietto, guardi in giro solo a sinistra. C'era stato uno specchietto, ce n'era solo uno, è uscita la fabbrica così. Una volta era un option o lo specchietto, ragazzi. E ti puoi rimanere? Ci fai fare un giro? Sì, sì, ce l'ho messo. Eh sì, perché. Che profumo hai il deodorante, quello da là? No. C'è quello solo quello che ho messo su. Anche lì, se guardi le mie macchine, ne ho tre. Ma perché poi le prende anche mio fratello, quindi non è proprio. Il fratello lo toglie. Mia figlia. Quindi. Se dovessi descrivere il tuo stile comico in tre parole, è un altro troppo. Quali sarebbero? Semplice, popolare. E diretto. Beh, direi che anche stasera ci ritroviamo con queste tre. Sì, sì. Io sono, come potete vedere, a me piace parlare, sono da compagnia. Sì, 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 no, poi sei bello, ci vede, sei bello diretto. Allora no, beh, ma bisogna esserlo. Cioè. Dobbiamo dire a tutti che le domande non le ha viste prima. Non le volevo vedere. Siamo sinceri, no. Non le ha viste e non sa assolutamente nulla. Comunque, perché le domande che abbiamo noi sono 10, poi ci per 10. Che, sì, ne avremmo già fatte 25. Che mettiamo un po' di scaletta per tenere un po' il tempo. Sì. Però vi sarà capitato, spero di no, oppure di vedere un'intervista di persone che non hanno nulla da dire, ma non perché non hanno esperienza così, ed è una roba triste. È vero. Sì, sì, sì. Io mi metto nei panni dei presentatori e ho capito quella cosa qui guardando alcuni programmi televisivi, ma dal vivo,
mi accorgo che la capacità di un presentatore mettere a suo agio un altro presentatore non è facile. No. Cioè, no, tu pensa a un presentatore che deve presentare Jerry Scotti. Cioè, lì hai la capacità di avere uno come Jerry, che è una persona estremamente intelligente ed è un grande professionista. E lo dico sempre, Jerry Scotti è sempre stato il mio mito, adesso è il mio mutuo perché è come un e quindi l'essere in grado di saper stare al tuo posto e essere in grado di intervistare una persona, e non essendo banale, perché è capitato sempre vedere uno studio televisivo che c'era l'artista di, diciamo così, l'artista di turno che continuava a parlare, interrompere, e lì capisci che c'era un imbarazzo. Quindi la capacità è anche quella, saper parlare, stare nei tempi, saper rispondere e non esagerare. Che bravo. Un applauso, perché non c'è nessuno, se no un applauso ci sta. Perché tra poco faremo a anche live. Anche live. Mi sta spingendo. Sta... Io... Sì. Quanto è stato di stima questo? No. Mi voglio il sindaco a farmi... il sindaco è già passato qua. Ma sì, ho visto. È già passato. Il sindaco è vescovo. Sì, va preso. Se no vengo io a farvi una prima puntata. Però faccio il capoclap. Sì, quello che vuoi. Lasciamo carta bianca. Dai. Allora ti dico questa frase. Ridere è una cosa seria, ma anche far ridere è una cosa seria. Tu ci hai detto all'inizio che a te piace quando fai una battuta e le persone ridono. In questo tuo percorso che ti ha portato ad essere quello che sei ora, c'è stato il desiderio di portare un po' di leggerezza anche alle persone che stavano vivendo un momento difficile? È quella la capacità di una persona riuscire a portare serenità a delle altre persone. Cioè, sai quante volte mi è capitato di finire la serata e sentirmi dire: Paolino, sai che ho un sacco di problemi, cavoli, sono stato qui un paio d'ore e grazie, che ti dicono proprio grazie per non aver fatto per avermi fatto passare una serata e non avermi fatto pensare a tutti i problemi, che non è facile. E poi io mi sono accorto che quella cosa è successa anche a me, che io grazie al pubblico mi sono portato, ho lasciato dei pensieri brutti, ma grazie al pubblico, perché è uno scambio di energie, come il profumo lo si sente. Un comico come fa a scambiare l'energia? Fa ridere, l'applauso, l'energia, tu da sul palco tu senti, quando senti 100, 200, 3.000, 5.000 persone a ridere, è un'energia per chi fa questo mestiere indescrivibile, come quando sei a un concerto e senti 50.000 persone a San Siro che cantano la tua canzone. Io credo che sia una delle cose più belle. Cioè, io immagino un Vasco Rossi, a prescindere che si può permettere di tutto, ma avere la fortuna di avere un pubblico davanti che ti dà questa energia è tutto. Quindi serve la comicità, è una cosa molto seria. Il grande Totò diceva che per poter far ridere devi conoscere la sofferenza, perché se no non riuscirei mai a fare ridere. E far ridere è la cosa più difficile del mondo, perché se ci pensi, far ridere in maniera raffinata, certo che sì, poi c'è quelli che guardano TikTok, la gente che cade e ride, capite? Perdiamo tutta la poesia. L'hai citato un attimino adesso e siamo rimasti davvero colpiti, perché tu e la tua famiglia recentemente avete affrontato una grande perdita. Ragazzi, nel dolore che avete attraversato siete però riusciti comunque ad avere un pensiero per gli altri. Avete dato vita all'associazione Sara Angela Boffi e noi volevamo chiederti, ovviamente se te la senti, certo, se ti va di raccontarci che cosa fa questa associazione e soprattutto indicare a chi ci ascolta come si può dare un contributo concreto. Allora, l'associazione è nata per una frase che ho letto, che è, non so dove l'ho letta, non so se l'ho sognata, non so, però so di averla letta, che è letta che una persona muore veramente dal momento che nessuno dice più nulla di questa persona. Cioè, se il ricordo di un nonno te lo trasmette o delle situazioni che hai vissuto con tuo nonno, o perché magari
non ho fatto il tempo a conoscerlo, ma la nonna mi raccontava del mio bisnonno cosa faceva. Quindi il fatto di ricordare una persona è il fatto di tenerla sempre viva alle persone. Quello che è successo a me, io lo dico sempre, che credo che sia, non credo che sia, è la cosa più devastante per una persona. Voi siete giovani e quindi mi metto nei panni dei vostri genitori, quanto amore danno a voi, anche se a volte vi sgridano, perché lo so, io sono così anch'io, però sappiate che voi giovani per un genitore siete la cosa più importante. E quindi se un genitore perde la cosa più importante che ha, diventa un problema. E quindi quando ti succede una cosa del genere ci sono due scelte: diventi cattivo con tutti, diventi uno stronzo, odi la gente, che un po' è così perché a volte sei talmente infuriato da questa cosa, oppure pensi aiutiamo chi ha bisogno. Quindi ci siamo trovati io e mia moglie davanti a questo bivio e abbiamo detto: ho la fortuna di essere conosciuto, portiamo benessere a chi ne ha bisogno. Quindi anche solo andare in un altro giorno, guarda, sono entrato in un locale, in un ristorante, è arrivata una ragazza e mi fa: Boffi, la posso già, come mi dicono Boffi, ho sempre paura che vogliono i soldi. No, signor Boffi, no, ho detto, signore, dico sempre in chiesa, io sono Paolino, no, no, la devo ringraziare perché io non ero presente, ma c'era mio marito, avete fatto un giro nel reparto dove era ricoverata mia figlia, che fortunatamente era una cosa, tra virgolette, banale, e mi fa, ti devo ringraziare perché avete fatto una cosa bellissima. E quindi quando senti dei genitori o dei nonni o dei bambini che appena vedono arrivare il pupazzo, impazziscono, dicono, c'è un pupazzo, è la cosa più bella che ti possa dare e lo fai per te e per il ricordo di mia figlia. Quindi io dico sempre che c'è un sito internet che è Associazione Sara Boffi e lì ci sono le tante iniziative che noi creiamo per questi, per tutti i bambini e per chi ne ha bisogno e per le famiglie. E infatti, non per altro, quando ho organizzato il Gran Gala della Risata, che è stato un successo, in due settimane abbiamo fatto fuori 800 biglietti. Capisci che c'è tanta gente che mi segue, che mi vuole bene e si fida. Perché io quello che dico è, purtroppo in televisione si sentono solo per le associazioni quando succedono le cose brutte, quando succedono le magagne. Però sappiate che ci sono tante associazioni che fanno delle cose belle, vere e concrete come noi, che lo facciamo per gli altri. Quindi seguiteci e guardate le nostre iniziative. Basta. Pure io, chapeau. No, vabbè. Veramente una testimonianza. Ragazzi, nella vita devi prendere il bello e il brutto. Non si può sempre gioire e non si può sempre piangere. Alcune situazioni ti cambiano, ma devi avere la capacità di trasformare i dolori, devi viverlo il tuo dolore, perché il dolore lo devi vivere, però devi concentrarti su altro. E quindi è una grande prova, che forse non ci meritavamo, ma non si merita nessuno, però devi sopravvivere a un dolore più grande di te, ed è la cosa più difficile, però bisogna farlo, non abbiamo altra scelta. Avanti, ma indietro non si può tornare, solo avanti. Beh, Paolino, con te abbiamo fatto questo viaggio. Siamo partiti e ti abbiamo scoperto come comico, come personaggio che fa ridere, personaggio che... Come tecnico. Come tecnico. Sì. Anche all'inizio c'era stato un problema con me. No, perché io sono curioso, guardo tutto. Meno male. In c'era una spiaccese, diceva, ma quel microfono lì... Si sente? Se si sente? No, scherzo. Sì, meno male. Anche come tecnico, come persona che fa ridere per il buon gusto di farlo, per stare con le persone e per far passare un bel momento. Ma non sei solo questo, sei anche una persona che ha saputo trasformare il proprio dolore in qualcosa di positivo per gli altri. Certo. Un viaggio che ci ha arricchito, può arricchire chi ci sta seguendo. Questo del dolore penso che sia una delle cose più importanti della nostra vita. Infatti sì, in questo nostro podcast vogliamo proprio, tra le curiosità degli ospiti, tra la storia, vogliamo proprio
fa risaltare ciò che è importante per la nostra unica vita. Quindi questa è stata una cosa nuova. Dovete, ragazzi, voi siete giovani, eh? Cioè, voi siete giovani, dovete pensare che la vita non è solo il sorriso, il divertimento e la cosa. La vita è affrontare anche delle situazioni dove ti mettono alla prova. Io vi auguro una vita felice, che sarà così, non è che adesso non voglio fare il bastardo, però nel senso ci saranno sicuramente delle situazioni dove dici cosa faccio adesso? Lo fai. A lavorare ci devi andare perché sennò non mangi. Indietro, come dico sempre, non si può tornare, devi andare avanti. Boh, quella è l'unica soluzione, andare avanti, trovare delle passioni, trovare degli amici. Io poi ho la fortuna di avere tanti amici e non è una cosa scontata questa qui, perché avere degli amici dove li chiami e arrivano dopo 10 minuti non è da tutti. Io ho la fortuna di averne tanti e quindi concentratevi su quello, sulla famiglia. E sugli amici, cioè voi qua siete un gruppo che state facendo una cosa che vi piace molto, magari qualcuno adesso a casa e quello che vi consiglio è cercate di trasmetterlo ad altre persone, perché magari c'è chi ama fare questa cosa e non sa come farla, quindi pensate anche quello, a poter, perché vi dico la prova aperta, che uno può vedere e dire, cavoli, a me piace fare quella cosa lì, cavoli, che bello presentare. Provate a farlo, vedrete che avrete più amici. Io ti conoscevo solo dalla parte social, ti ho conosciuto sui social. Questo percorso, come diceva Giacomo, che abbiamo fatto insieme, un po' sentirti raccontare la tua vita, ha fatto vedere il lato umano che sui social non vedi, perché comunque i social, come è già stato detto da qualcuno nelle scorse stagioni, hai 30 secondi, un minuto, devi far ridere. Tutto veloce. Qui invece hai proprio dato modo di vedere il Paolino uomo, cioè che non ti nascondo che su alcune domande avevamo un po' di timore, perché comunque non è facile magari parlare di determinate cose, cioè No, bisogna parlare perché io ho un mio amico che adesso ha non un problema, una stupidata, quindi guarda che è una stupidata, però dico sempre, ragazzi, parlare è la maniera per magari, sai che anch'io ho avuto quella situazione lì, sai quanta gente mi scrive, ve lo giuro, che ha vissuto la mia stessa situazione, cioè la perdita di un figlio, e mi chiede, ve lo giuro, Polino, cosa posso fare? E io gli dico, guarda, ti posso dire ciò che ho fatto io, quindi non è. Io ho anche la fortuna di avere dei followers che mi seguono e purtroppo dico anche per quella questione lì, ma è gente che ha bisogno di un aiuto e quindi siamo sempre lì. Se tu ne parli, ci sarà qualcuno che ha avuto, ti lasci con la fidanzata, dici cavolo, mi sono lasciato con la fidanzata, ma l'ho fatto anch'io, ma come hai fatto a dire, uscivo con il mio amico, mi battevo la testa. Sono cose che capitano a tutti, la perdita della fidanzata, la scuola, il lavoro, così. Quindi più persone hai, più hai possibilità di affrontare i problemi, perché i problemi vanno affrontati, non vanno nascosti, sennò dopo. E come hai detto tu, bisogna andare avanti, indietro non si Sempre, torna. sempre, come un treno. Visto? Una promessa non l'abbiamo mantenuta stasera. Lo champagne e la frutta. No, raga, io ho fatto una richiesta. Lo champagne e la frutta nel camerino. Il camerino c'è, lo champagne? Vabbè. Ci siamo tagliati i fondi. Però dite la verità, sono stato più bravo di cacca. Dite la verità. Qui possiamo esporci però così pubblicamente. Filippo. Mi hanno detto fino almeno perché cacca morbida. No, scherzo. Beh, non mi dico È la fino. prima volta che apriamo, lo facciamo con Ma perché non nomino sempre, ragazzi? Filippo, sapete come ci siamo conosciuti io e Filippo? Una cosa vorrei dire. In un parcheggio, ma non nel sesso di scambisti. No, perché uno dice, ci siamo conosciuti in un parcheggio perché lui aveva il cane e io avevo il cagnolino. Ci siamo conosciuti lì, ma non so come state sul discorso, no, io faccio teatro e così. Poi negli anni ci siamo persi un po' di vista e ci siamo ritrovati dopo un po' di tempo e adesso siamo dei grandi amici, quindi e io, cioè io quando vedo Filippo che riempie i teatri in tutta Italia, ma io sono felice per lui, anzi dico Filippo, io voglio venire con te a farti da tour manager. Quindi, sai quello che mette l'acqua, Sì, si sistema la camera, io voglio fare quello.
Infatti lui dice sempre: Polino, quando vuoi, sai che io di te mi fido. Quindi io mi lo prendo, cioè ridiamo sempre, ma io ho una stima grande perché l'ho visto crescere. Era una buona situazione. Fighi, ragazzi, ma cioè avere una persona che ti riempie teatri su teatri, ma devi essere contento. So, chissà quanta gente che non lo sopporta per quello. I famosi haters, sì. Dicevamo prima. Viva Filippo, viva Paolino, viva Bignami, viva Franco, tutti. Viva la Brenda Lottigiani, perché l'odio, la Brenda Lottigiani. L'Emanuela Bongiorno, la mia amica, anche lei, che potreste intervistarla, perché lei scopre tutti dei talenti musicali, non sapevate? No, non lo sapevo. Poi lo dicono, poi lo dico, dopo mi date la... Dietro le quinte, sì, così non si possono far vedere. Motori preparati la mazzetta. Va bene, ho chiacchierato troppo, ragazzi. No, no, no. Mi fa piacere che avete messo lì tre tazze vuote. Sì, sì, vuote. Ah, ma no, perché è dietro le quinte che... I libri sono finti. Ma i libri sono veri, perché li abbiamo rubati qui, quindi... I bono, la televisione, una giacca lì che... Sarà il medioevo, quello esiste. No, direi che i LED sono... I LED sono belli. LED spiegano. Novità della terza stagione, i LED. Sì, c'è la pianta. La pianta. Pianta importante. La sabbia. No, siete stati bravi a allestire questo salotto. Grazie. E noi ringraziamo te. Grazie a voi. Per averci prestato il tuo tempo e per averci dato questa importante testimonianza. Grazie a voi. E fate bravi, Ci proviamo. Possiamo prometterlo, ma ci proviamo. Quindi, come sempre, cosa diciamo alla fine? Eric? Alla prossima puntata? Bravo. Alla prossima. Ciao. Ciao.